Buffo per me perché ho appena finito di registrare il Venividi di The Martian, che secondo me tu hai già visto. E i due film hanno qualcosa in comune e qualcosa di radicalmente diverso. Mad Max è stata definita una distopia punk western, cui io aggiungo in salsa GTA. Se hai visto l'originale, hai idea di in che mondo ci si muova, anche perché al timone c'è lo stesso regista, cioè, aspetta, George Miller. Qui dobbiamo appunto Mad Max, Mad Max 2, Babe va in città e la sottovalutata saga di Happy Feet. Io non credo di aver mai visto interamente gli originali di Mad Max, quindi mi sento molto impreparata nel giudicare questo film. E posso dirti il mio parere da assoluta neofita. All'inizio mi sembrava qualcosa decisamente non nelle mie corde. Poi, principalmente per via di Tom Hardy e di Charlize Theron, che sono meravigliosi e meravigliosi insieme, ci si affeziona talmente in fretta ai personaggi che è impossibile staccarsi dal film, io credo. E la ragione per cui ti dicevo, secondo me ci sono dei lati in comune con The Martian, è una frase che viene detta in Mad Max, e cioè un uomo ridotto a un singolo istinto. Sopravvivere, è proprio all'inizio del film. E se ci pensi, insomma, con The Martian non è molto diverso, ma Mad Max non c'è un cazzo da ridere. È un film proprio no bullshit, quantomeno a livello tematico, ecco, perché per il resto, specie con le trovate visive, si diverte a fare un sacco di cagate casiniste, molto divertenti, molto ben pensate e molto sceniche, secondo me. È un film che a me è piaciuto molto e non ero sicura mi sarebbe piaciuto molto, nonostante dall'inizio, da quando era uscito, Tumblr lo incensasse come un inno femminista. Come spesso bisogna specificare, il femminismo presuppone una posizione di uguaglianza tra i sessi, non uno dei due che sovrasta l'altro, quale che sia quello in cima. Qui è meraviglioso, secondo me, perché Furiosa, cioè il personaggio di Charlize Theron e Mad Max, specie in alcuni particolari momenti, sono proprio pari. Con The Martian ho nelle note, effettivamente, un'altra così, osservazione: in entrambi ci sono alcune scene velocizzate. L'effetto è completamente diverso. In The Martian erano momenti di tecnologia, se dovessi sintetizzare, che venivano velocizzati. Qui in Mad Max sono dei momenti di grande ansia, dei momenti che diventano effettivamente un po' spaventosi perché ti avviluppano peraltro con questo ritmo inarrestabile. Uno dei grandi pregi innegabili di Mad Max è che quando in un cast hai abbastanza personaggi femminili, puoi permetterti di differenziarli e nessuno di loro, secondo me, deve per forza coprire i cliché della femmina in un film di questo genere. Ci sono tante femmine e sono tutte diverse. Allora, nel cast peraltro c'è anche Nicholas Hoult e Zoe Kravitz. Stupendi tutti e due. Secondo me si vede che tutti i partecipanti a questo film si sono divertiti a partecipare a questo film, tranne i due protagonisti, ma soltanto perché si spendono talmente tanto nei loro personaggi che sono broken, sono rotti in una certa misura, che li vedi coinvolti in questa sofferenza che proprio li attraversa, li riempie completamente. Charlize Theron in ogni inquadratura ha gli occhi rabbiosi, ma molto pieni di lacrime e molto pieni di nervi e di voglia di rifarsi e per sua stessa ammissione, desiderio di redenzione. È molto emotivo anche Mad Max. Non pensavo avrei mai detto una cosa del genere. Non ero neanche sicura mi sarebbe piaciuto, te l'ho già detto. È follia allo stato puro, è un'allucinazione, ma ha il grosso pregio, secondo me, di essere molto, molto multilivello. Allora, intanto gli stunts sono qualcosa di incredibile. A un certo momento ci sono dei veicoli studiati apposta per l'assalto di altri veicoli. Scusa, era il nano. Stavo parlando dei veicoli che sono studiati per assaltare altri veicoli, secondo me. E c'è un escamotage che, guarda, è anche utile, ma il punto è che ci sono degli uomini che si allungano su dei lunghissimi pali
per essere sopra l'altro veicolo, è incredibile, è molto molto bello. Le trovate visive in generale sono abbastanza indimenticabili, l'azione è brutale, ci sono alcuni momenti piuttosto carichi, il ritmo non ti lascia andare mai. Anche la colonna sonora secondo me vale la pena di essere notata, e ecco, quello cui accennavo prima riguardo ai multilivelli, è interpretabile secondo me sotto decine di punti di vista, un'allucinazione su quello che può andare storto nell'ambiente, in una patriarchia senza controllo, l'elitarismo, il femminismo appunto in quanto uguaglianza, il concetto dell'abuso, dello sfruttare l'altra gente, del tenersi le risorse solo per sé, eccetera, eccetera. L'ambiente, che è ovviamente questo sconfinato deserto malsano e sterile, si rispecchia e rimbalza sopra i personaggi e gli oggetti, per cui tutto è bruciacchiato, impolverato, pieno di sangue, un po' sgarruppato, rimesso insieme con un pezzo qua e un pezzo là. Il dialogo è minimo e i personaggi appunto sono tutti che si arrabattano in questo mondo selvaggio e feroce. Credo sia cosa già certa, un Mad Max a questo punto cosa diventa, il 6? Perché credo che questo nell'intera saga sia il quinto. Comunque, un nuovo Mad Max, presumibilmente sempre con questo Mad Max e con Furiosa. Tom Hardy a me piace in qualunque cosa faccia, Tumblr ama paragonarlo a un grosso cane, secondo me potenzialmente un pitbull, no? Quelli che sembrano super cattivi, però in realtà no. Le chance di Mad Max, come sempre, allora, miglior film. Come per The Martian, non so se l'Academy è pronta a consacrare un film come questo a miglior film, specialmente quando ci sono scelte molto più conservatrici, se vuoi. Più standard, più prevedibili. Tom Hardy è nominato come attore non protagonista, però per The Revenant. Peccato che non ci sia Charlize come attrice protagonista. C'è questa scena in particolare, questa te la devo dire, tanto non è uno spoiler. Bisogna sparare a qualcuno. Max non riesce a mirare la cosa che ci serve prendere. Furiosa non sta effettivamente polemizzando con mi lasci fare. È tutto non espresso, è fatto con, ripeto, pochissime parole. Il risultato è questo colpo clamoroso che Furiosa può tirare soltanto appoggiando il fucile sulla spalla di Max, che sta lì zitto. E lei gli dice non respirare, perché le serve che lui stia immobile, e nessuno dei due mette mai in questione il, non lo so, il potere, le capacità e l'importanza dell'altro. Ed è un approccio piuttosto fresco, ecco, specie appunto in un film d'azione come questo sulla carta. Andiamo avanti. C'è come miglior regia Mad Max, c'è come editing, come production design, ecco, anche questo era saltato fuori con The Martian, e secondo me a livello estetico ha una coerenza e una profondità dei dettagli quasi impareggiabile. Certo che ci sono tutti qui, ci sono Bridge of Spies, Danish Girl, Mad Max, The Martian e The Revenant nella stessa categoria, quindi acchiappa la grillo. È un modo di dire che usa mia madre per dire le cose molto difficili da fare. Di nuovo le nomination tecniche sul suono, effetti speciali, beh. Secondo me Mad Max non fa mistero della sua CG, ecco, a differenza di altri, non fa finta di no. E basta, beh, sono un bel po' di nominations. Sono contenta, francamente. Fammi sapere come sempre cosa ne pensi di Mad Max, qual è il livello che secondo te è più innovativo di questo film. Fammi sapere se, come ho letto in giro, ti interesserebbe un film tutto sulla backstory di Furiosa. Aspetto come sempre le tue previsioni sotto il video dell'Oscar Contest. Come gestirci qua e lì sotto ormai lo sappiamo, come Mad Max non mi importa parlare. Ok, sempre quel momento lì. Ci vediamo al prossimo video.